Contempliamo questa sera il mistero del sangue di Gesù. Oggi è il 1° luglio, anticamente in questo giorno si celebrava il sangue di Gesù con una festa addirittura di prima classe, quindi l'equivalente della nostra solennità. Tanto grande era il senso, la considerazione che si voleva dare a questo aspetto fondamentale della nostra redenzione. Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, anche se purtroppo la nostra natura umana debole e a volte incapace di penetrare, di andare oltre il velo del mistero, forse anche la maggior parte delle volte non ce ne può prendere coscienza, ma in ogni Santa Messa si sparge del sangue. Il sacerdote quando consacra dice: questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti, nella traduzione italiana. La traduzione latina è pro multis, per molti. Sappiamo che il testo latino accentua il molti e non il tutti, perché accentua l'amara considerazione che, anche se certamente Gesù non ha escluso nessuno dalla sua offerta redentiva, da parte sua quel sangue certamente a disposizione di tutti, ma purtroppo, come tragicamente dai Vangeli stessi sappiamo, quando Gesù parla della reale possibilità di una dannazione che non è una mera ipotesi ma coinvolge moltitudini di persone, chi sono quelli che si dannano? Ah, certamente quelli che non si sono fatti lavare dal sangue di Cristo, senza dubbio, perché chiunque entra in contatto con quel sangue non c'è nessuna possibilità di incorrere nella dannazione, perché è immediatamente strappato dagli artigli, dalle grinfie del maledetto, di Satana. Abbiamo ascoltato San Giovanni affermare chiaramente che il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. L'effusione del sangue, come diciamo appunto nelle parole della consacrazione, è proprio connessa strettissimamente, come rapporto immediato, causale, diretto, con la remissione dei peccati. Se Gesù non avesse sparso il suo sangue sulla croce, non saremmo stati redenti. Ci dobbiamo pensare che Gesù avrebbe anche potuto essere ucciso, se noi pensiamo, in maniera anche molto violenta, no? A forza di colpi, no? Colpi. Uno può anche essere ucciso a forza di colpi senza che ci siano delle grosse ferite visibili, ma Gesù crocifisso ha versato fino all'ultima stilla di sangue, perché la trafittura della lancia al costato, come hanno dimostrato anche gli studi sindonici, sangue e acqua, quell'acqua era siero, cioè è quell'ultima quantità di sangue ormai quasi anacquato che rimane intorno al cuore quando nel resto dell'organismo non c'è più niente, fino all'ultima goccia di sangue. Anche se Santa Teresa diceva bastava una goccia sola, per quanto è prezioso quel sangue, lavare i peccati dell'universo intero. Questo è un mistero da contemplare. Io sono sacerdote, ho fatto tanti studi, ho letto tanti libri, conosco tanti scritti spirituali, certamente tanti ma non tutti, sempre molto pochi in confronto a quanti ce ne sono in giro. Ma noi ci chiediamo: come mai proprio versare il sangue per lavare i nostri peccati? È una domanda che ci dobbiamo portare dietro, perché i misteri della fede rimangono sempre dei grandi misteri e interpellano e provocano la nostra coscienza e anche la nostra fede, a volte non dando subito delle risposte, ma appunto suscitando delle domande. Che domande? Ma come mai? Per togliere un peccato ci vuole il sangue di un uomo Dio. Ma come mai? Che sarà questo peccato di cui oggi l'illustre sconosciuto, San Giovanni dice: se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, ma
se andiamo a fare un giro, un sondaggio, come oggi va di moda, vogliamo vedere quante persone pensano di essere realmente in peccato, pensano di essere colpevoli, arrossiscono davanti a Dio, si sentono indegni, piangono perché sono la causa della morte cruenta del figlio di Dio. Quanti saranno? Quanti ce ne staranno? Non lo sappiamo. Un'altra cosa ci fa comprendere quanto noi siamo importanti agli occhi di Gesù. Perché insomma, per pensare fino all'ultima goccia di sangue, e questo l'ho letto in più di qualche libro dei santi, quindi lo posso dire, tutti i santi hanno sempre affermato, tutti nel senso di molti, anche qui nel senso improprio, che quello che ha fatto per tutti, Gesù l'avrebbe fatto anche solo per uno, l'avrebbe fatto anche solo per me, anche solo per te. E se lui sapesse che tornare a soffrire un'altra volta tutto quello che ha sofferto servisse, diciamo così, a mettere in contatto una sola persona in più con quel sangue che ci libera da ogni peccato, lui lo farebbe subito. Quindi l'altra grande domanda è: ma quanto sono importante io agli occhi del Signore? Quanto valgo io ai suoi occhi? Io lo verserei il sangue per qualcuno, lo versare il sangue fino all'ultima goccia di sangue. San Paolo dice: a stento si trova qualcuno che sia un eroe, c'ha il coraggio di dare la vita, poi in modo così cruento, ha il coraggio di dare la vita per una persona per bene. Ci sono stati gli eroi anche delle cause civili che si sono immolati per qualche ideale. Ma Gesù ha dato il suo sangue per parte sua, per tutti, anche per quelli che sono cattivi, anche per le calunnie, anche per i traditori, anche per i suoi assassini, anche per i peccatori ostinati, anche per quelli che quel sangue l'avrebbero disprezzato, calpestato, ce l'avrebbero sputato sopra, lo avrebbero profanato. Chi di noi sarebbe capace di fare una cosa del genere? Nella lettera degli Ebrei si dice che quel sangue ha la voce più eloquente di quello di Abele, no? Di cui certamente quello di Abele era figura. Abele è stato il primo sangue innocente che ha dovuto bere la terra. Voi pensate se la terra potesse parlare o vomitare tutto il sangue che si è bevuto fino ad oggi? Ci abbiamo mai pensato? Pensiamo tutte quante le guerre infinite che sono state fatte. Pensiamo anche all'antichità, no? le guerre, che ne so, dei persiani, degli assiri, dei babilonesi, dei romani, quanto sangue hanno versato i romani, non si sa, cioè erano spietati, e allora erano tutte quante belle guerre combattute a colpi di frecce, di asce, di lance, di spade, squartamenti, cioè, quanto sangue ha bevuto la terra, non si sa. Quanto sangue innocente viene versato, perché viene versato il sangue innocente. Continuano le carneficine, ho letto qualche giorno fa dei numeri raccapriccianti, sui morti di aborto, sono tutti quanti preoccupati ancora della pandemia, per carità, ma i morti di aborto nel 2020 sono stati 42,6 milioni, 42,6 milioni. I morti di Covid, poi sappiamo che molti di questi sono morti anche per il Covid, non solo per il Covid, sono stati 1,8 milioni. Quindi c'è una sproporzione immensa dei numeri, no? Quindi, ma c'è anche una grande differenza, che i morti di aborto sono tutti esseri umani innocenti. Innocenti proprio al 100%, nessuno vuole giudicare certamente nessuno, ma sicuramente i morti di aborto sono morti innocenti. Solo nel 2020, ci rendiamo conto, 42,9 milioni di morti, quasi tutta Italia. Non dovremmo forse chiederci: di questi non c'è nessuna preoccupazione?
non ci vorrebbe un granché per salvarli, non ci vogliono chissà quali cure che funzionino o non funzionano, chissà quali super vaccini megagalattici, basterebbe soltanto un po' più d'amore, un po' più di buonsenso, no? Basterebbe che non vengano legittimate delle leggi con speciosi pretesti che sono crimini. Quel sangue forse, ci ricordiamo cosa disse Dio a Caino dopo aver versato il sangue di Abele, dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me, e tutto questo sangue versato non griderà davanti al Signore. Allora forse capiamo un po' il senso del sangue di Gesù. Quel sangue versato sembra quasi voler in qualche modo coprire il grido del sangue innocente, tra le altre cose, no? È un grande mistero. Sappiamo che in questa chiesa ha predicato uno dei grandi apostoli del sangue di Cristo, preziosissimo, che era San Gaspare del Bufalo, è stato uno degli ospiti di questa chiesa. In sacrestia c'è un quadro che lo rappresenta anche come gesto di dovuto onore nei confronti di questo grande santo che ha predicato qui, di cui era devotissimo. Ecco, dopo il silenzio invocheremo il sangue di Gesù, c'è una coroncina breve ma molto forte, molto efficace per invocare il sangue di Gesù, soprattutto contro il potere del maledetto diavolo. Scendo a Gesù il tuo sangue sopra di me per fortificarmi e sopra il demonio per abbatterlo. Il sangue che si è offerto per la santificazione dei sacerdoti, la conversione dei peccatori, i moribondi e le anime del purgatorio, alcune intenzioni eccellenti con cui prendere questo sangue. Questo sangue è a nostra disposizione, il sacerdote lo offre in maniera sacramentale e sublime nel santo sacrificio della messa, ma come tutte le opere fatte da Gesù nella redenzione sono a nostra disposizione, chiunque di noi attraverso per esempio le preghiere molto semplici di questa coroncina può prendere quel sangue versato che è nostro, perché è stato versato per noi, e offrirlo al Padre per qualunque intenzione. Comprendiamo anche che aver perso il senso del peccato è un altro grandissimo oltraggio indiretto nei confronti del sangue di Gesù, perché se non ci abbiamo peccati da cui essere lavati, indirettamente stiamo dicendo che quel sangue è stato versato inutilmente. Quando ci andiamo a confessare, quando il sacerdote alza il braccio e ci dà l'assoluzione, dobbiamo sempre immaginare che è come se l'aspersorio dell'acqua santa, il sacerdote lo infilasse nelle ferite di Gesù, lo impregnasse di sangue e ce lo spruzzasse addosso. Quello succede con l'assoluzione. Negare che siamo peccatori, oltre che essere una grande menzogna, è anche un gesto di oltraggio nei confronti del Signore. E preghiamo anche che il senso del peccato possa essere riscoperto. Preghiamo anche che i sacerdoti, su cui invocheremo il sangue di Gesù, ricomincino un pochino a parlare anche di qualche peccato. Insomma, la Chiesa non esiste soltanto per fare una sorta di bravissima omnus e agenzia caritativa. Per carità, servono anche le opere di carità e di bene, per carità, ma la Chiesa annuncia principalmente Gesù, cioè che Dio è il Salvatore. E Gesù ha versato il suo sangue ed è morto in croce per salvarci dai nostri peccati.